il pellegrinaggio a Cadosso è stata anche un'occasione per incontrare gli amici di Teggiano con i quali abbiamo già pensato di fare qualcosa insieme, lo santo protettore con il nostro vecchio santo protettore che era San Cono. Quindi immaginiamo che in un futuro anche non molto lontano possiamo organizzare qualcosa di più per avvicinare anche le due comunità, di Teggiano e Casalbuono, visto che abbiamo qualcosa in comune di importante come il culto di San Cono, che a Casalbuono, ripeto, era il vecchio santo protettore prima di che i monaci basiliani portassero il culto di Sant'Antero. È il 39° anno di questa attività, 39 perché abbiamo interrotto per 2 anni dal Covid, altrimenti sono più di 40 anni che facciamo attività del genere, e sicuramente serve per far conoscere il fagiolo di Casalbuono, che è un prodotto di eccellenza davvero e che, sul quale dovremmo puntare anche per uno sviluppo economico soprattutto, perché attualmente si va alla ricerca di prodotti di qualità e il fagiolo di Casalbuono per tanti aspetti lo è in pieno. Ma certamente le potenzialità ci sono, è chiaro che bisogna impegnarsi molto, perché non è molto facile far leva su quello che abbiamo per renderlo appetibile dal punto di vista economico. Però ecco, se i giovani vogliono tentare strade nuove, vogliono tentare strade che portano effettivamente a un successo diverso, su questo possono puntare, sulla ricettività, sull'ambiente, sulla ristorazione. Ecco, sono tutte cose che secondo me possono avere successo, e tanti giovani di Casalbuono possono impegnarsi in questo settore ed avere anche successo. Questa manifestazione è partita nel 1981, allora si chiamava la Sagra di Fasul Scucchiurarel e di Padano Broro. È durata per, siamo alla 39esima edizione, però tolti i 2 anni di Covid siamo in effetti alla 41esima edizione. Abbiamo scelto questo alimento perché è l'alimento principe della nostra produzione. Il nostro fagiolo si sposa con il nostro territorio, un territorio montano ma irrorato dal fiume Calore, per cui i nostri terreni sfruttano l'umidità notturna ed il sole diurno. Ciò dà una caratteristica speciale al nostro fagiolo. Devo dire che noi abbiamo 7 tipi di fagioli, quindi forse siamo chiaramente uno dei pochi paesi ad avere una produzione di 7 tipi di fagioli, sia nani e sia fagioli rampicanti. Noi quest'anno stiamo cercando di promuoverlo sempre di più insieme ad altri alimenti, tra cui anche il peperone crusco, tra cui il salumi e formaggi, e grazie alla nascita di un gruppo di giovani stiamo mettendo su dei prodotti tipo l'origano oppure dei biscotti con lo zafferano, sempre con produzione locale. A tal proposito devo dire che quest'anno la Proloco sta collaborando con tutta la ristorazione casalbonese, si è messa completamente a disposizione, gli stand che si vedono sono fatti da casalbonesi, gli alimenti prodotti dai casalbonesi. Ecco, stasera noi offriamo il panino con la salsiccia, oggi la macelleria di Casalbuono macellava e produceva la salsiccia fresca, quindi questa è la sagra di Casalbuono. Abbiamo dei casi di ragazzi che lavoravano al nord, adesso sono rientrati e si stanno dedicando appunto alla coltivazione del fagiolo e di altri alimenti. Quindi è una scommessa che abbiamo fatto noi insieme all'amministrazione comunale, che io ringrazio sempre pubblicamente perché è sempre al fianco della Proloco, e grazie alle associazioni locali. Stiamo portando avanti un progetto, speriamo di riuscirci.